Benvenuti a questo incontro formativo in tema di intitolato integrazione delle tecnologie dell'idrogeno nelle microreti. Questo è il quinto di una serie di 6 incontri formativi organizzati dalla piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche. E i primi 4 si sono svolti nei mesi di aprile, luglio e ottobre. Il prossimo, intitolato Le comunità energetiche, si svolgerà, penso, nel prossimo mese di dicembre o a gennaio, in data ancora da definire. E questo è, diciamo, il programma della giornata. Abbiamo due relatrici di prestigio, che sono l'ingegner Sabina Fiorò dell'Environmental Park di Torino e l'ingegner Viviana Cigolotti dell'Enea. Vorrei dire due parole intanto sull'attività svolta dalle relatrici. L'ingegner Sabina Fiorò è ricercatrice presso l'Environmental Park di Torino dal 2007, dopo un periodo di attività di ricerca svolto presso il Politecnico di Torino. I suoi principali temi di ricerca riguardano in generale l'idrogeno, le celle a combustibile e i sistemi di accumulo dell'energia. Più specificamente, la sua attività a livello manageriale di ricerca è prevalentemente rivolta alle tecnologie di accumulo energetico mediante sistemi elettrochimici e idrogeno, ai sistemi per la produzione di idrogeno, alla sperimentazione e caratterizzazione di celle a combustibile e di componenti accessori per le celle a combustibile. E l'ingegner Fiorot è responsabile di numerosi progetti di ricerca dell'Unione Europea, nazionali e regionali, attraverso i quali collabora attivamente con numerosi gruppi di ricerca italiani e stranieri. L'ingegner Fiorot quindi ci propone oggi 2 interventi intitolati Lo stato dell'arte delle tecnologie e il ruolo dell'idrogeno nelle microreti e un secondo intervento intitolato Opportunità di mercato, obiettivi e le linee guida dell'Unione Europea a favore delle imprese. L'ingegner Viviana Cigolotti è ricercatrice presso l'Enea dal 2006 e prima di entrare a far parte dell'Enea è stata ricercatrice presso il Fuel Cells Research Center del Korea Institute of Science and Technology in Corea del Sud. I suoi principali temi di ricerca riguardano applicazioni stazionarie e mobili con celle a combustibile, poligenerazione, accumulo dell'energia, generazione distribuita con elevata penetrazione di fonti rinnovabili, recupero di energia dalle acque reflue, concentrazione e separazione della CO2 attraverso celle a combustibile e carbonati fusi, utilizzo di biomasse e rifiuti per la produzione di energia. L'ingegner Cigolotti è responsabile anche lei di numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei su temi delle tecnologie dell'idrogeno, è rappresentante italiano del Technology Collaboration Program dell'Advanced Fuel Cell dell'International Energy Agency ed è inoltre responsabile scientifico dell'European Fuel Cells Conference. L'ingegner Cigolotti ci propone un interessantissimo intervento intitolato Stato dell'arte della legislazione delle normative per l'impiego dell'idrogeno e delle celle a combustibile in Italia. Allora, prima di dare la parola all'ingegner Fiorot, farò io un breve intervento sulle attività della piattaforma Energie Rinnovabili sull'idrogeno da fonti energetiche rinnovabili. Allora, 2 parole intanto sulla piattaforma Energie Rinnovabili. La piattaforma Energie Rinnovabili è una struttura di ricerca e di servizio e consulenza alle imprese, è realizzata da Sardegna Ricerche e gestita in collaborazione con l'Università di Cagliari. Dal 2010 ha la propria sede in area di località Macchiaredo, in area industriale di Cagliari, dove vengono svolte attività di ricerca applicata nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. La piattaforma è dotata di importanti laboratori tecnologici organizzati secondo 3 macro aree: un laboratorio relativo alle tecnologie del solare a concentrazione idrogeno da fonti rinnovabili, un laboratorio energetiche elettriche e un laboratorio biocombustibile e biomasse. E i laboratori però operano nell'ambito della piattaforma in maniera strettamente coordinata nell'ambito delle attività e dei progetti sviluppati. Il personale tecnico e di staff svolge attività
per servizi di supporto e progettazione, intanto per le attività interne, diciamo così, della piattaforma a servizio dei laboratori, ma anche per servizi esterni, a servizio appunto della pubblica amministrazione, degli enti di ricerca e delle imprese. Attualmente la piattaforma dispone di 15 unità di personale, di cui 10 strutturati, 5 di personale non strutturato che operano presso la piattaforma a vario titolo in qualità per esempio di contrattisti e di borsisti in particolare. Più specificamente le attività della piattaforma riguardano l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico, servizi di informazione e formazione, assistenza, consulenza e supporto tecnico-scientifico a enti e imprese locali, e i progetti sviluppati dalla piattaforma sono svolti ovviamente in relazione alle competenze presenti, alle dotazioni tecnologiche e anche ovviamente in risposta, perché questo è lo scopo principale della missione della piattaforma, in risposta a esigenze del mondo imprenditoriale, della ricerca e della pubblica amministrazione. E in particolare si inquadrano nei settori delle energie rinnovabili, della gestione intelligente dell'energia, della mobilità elettrica, dell'efficienza energetica e della sostenibilità in generale. Gran parte delle infrastrutture e delle attività realizzate dalla piattaforma si inquadrano nel progetto complesso Reti Intelligenti per la Gestione Efficiente dell'Energia, che è finanziato dal PONFERS Sardegna 2014-2020, azione 122, area della strategia di specializzazione intelligente S3, e il progetto in particolare mira soprattutto a perseguire l'integrazione della generazione distribuita con il consumo e l'accumulo distribuiti estesa anche al settore termico e alla mobilità, a dimostrare a diversi livelli la fattibilità e l'efficacia delle reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia e a creare le condizioni che stimolino l'avvio del mercato delle reti intelligenti, agevolando e facilitando lo sviluppo insieme a tutti gli operatori coinvolti di un processo virtuoso di qualità. Quindi gli obiettivi del progetto complesso si realizzano in un contesto che è più ampio per quanto riguarda le microrete rispetto a quello che è l'idea di una microrete basata solo sulla gestione dell'energia elettrica, ma includono anche a livello gestionale anche altre forme di energia, nonché le infrastrutture per le corrispondenti infrastrutture, inclusi l'energia termica e la mobilità. Il progetto complesso è organizzato e prevede 4 azioni prioritarie, che sono la prima azione prevede attività di animazione volte alla informazione, alla disseminazione informazione, anche formazione, comunicazione in genere sulle attività e sulle tematiche trattate dal progetto complesso. Questo al fine di creare, di divulgare maggiormente, di contribuire alla divulgazione di una cultura della gestione intelligente dell'energia. Una seconda attività riguarda lo sviluppo, e questo che è l'aspetto che riguarda più specificamente la giornata di oggi, lo sviluppo e l'implementazione della microrete nella sede della piattaforma a Macchiareddi. Questo perché nella sede della piattaforma è già presente una microrete, però questa microrete è in corso di implementazione, è stata riconfigurata, non ancora completamente realizzata, ma è importante perché serve come dimostratore tecnologico, della efficacia nella gestione intelligente dell'energia di una microrete. Terza azione riguarda l'analisi di una smart grid, e in particolare nell'ambito di questa azione è previsto lo studio di 2 smart grid in ambito comunale e industriale. A questo proposito è stata avviata un'attività di collaborazione con il Comune di Benetutti per lo studio di una smart grid a livello comunale e una collaborazione con la Carbosulcis per lo studio di una smart grid a livello industriale.
Per quanto riguarda la Smart Grid a livello comunale, la scelta, diciamo, del Comune di Benetutti, d'accordo ovviamente col Comune, è stata determinata dal fatto che il Comune di Benetutti detiene la concessione per la distribuzione dell'energia elettrica a livello comunale, quindi è molto più semplice in una situazione di questo tipo realizzare una microrete. E infine attività di una sezione di programma di aiuti alle imprese. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati due programmi diversi che riguardano: uno, il finanziamento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione tra loro e con il mondo della ricerca, e un altro programma che riguarda invece finanziamenti per la realizzazione di microreti all'interno di imprese finalizzate all'incremento, diciamo così, degli autoconsumi all'interno delle imprese. Con particolare riferimento quindi alla seconda azione, che è quella che ci interessa per la giornata di oggi, presso la piattaforma, come dicevo, esistono già delle strutture di generazione, degli impianti di generazione e di accumulo dell'energia, ma la verifica della fattibilità di una microrete, nel senso della smart grid, quindi di una microrete intelligente, è stata fatta a partire da un'analisi degli impianti, dei sistemi di generazione e di accumulo già presenti, e in particolare, che sono in particolare un impianto fotovoltaico basato su tre sezioni di diversa tecnologia, e specificamente una sezione con moduli in silicio monocristallino da 10,96 kW di picco, una sezione con moduli in silicio amorfo da 7,74 kW e una sezione a concentrazione con ottica a lenti di Fresnel da 6,2 kW. Un sistema di accumulo elettrochimico basato su tre sezioni di diversa tecnologia, e più specificamente due batterie costa al picco litio ferro fosfato da 9,6 kWh ciascuna, tre batterie LG Chem ioni di litio da 6,4 kWh ciascuna, è una batteria a flusso della fiamma sodio-nickel, cosiddette Sonic, da 23,5 kWh. Un impianto di produzione e accumulo dell'idrogeno, qui entriamo più direttamente nel tema di oggi, l'idrogeno costituito da, in particolare, da due elettrolizzatori da circa un normal metro cubo ora ciascuno e da quattro serbatoi di accumulo da circa 1,1 metro cubo ciascuno, con una capacità totale utile di accumulo di circa 50 normal metri cubi a 13,8 bar, che è la pressione di esercizio massima degli elettrolizzatori. Un sistema di generazione elettrica con celle a combustibile a membrana polimerica da 5 kW alimentato a idrogeno, un impianto di digestione anaerobica alimentato a biomasse agroindustriali di varia tipologia, con produzione di 1-2 normal metri cubi giorno di biogas con un tenore di metano di circa 55%, quindi la capacità produttiva ovviamente 1,12 normal metri cubi dipende dalla tipologia dalla carica introdotta nell'impianto. D'altro canto, l'analisi della produzione e della domanda di energia elettrica all'interno della piattaforma hanno visto la necessità di riconfigurare il sistema di generazione con una sua implementazione, con una sua estensione, in modo da soddisfare, da rispettare, diciamo così, i vincoli di bilancio energetico istantaneo in ogni condizione di esercizio. E in questo senso, da questa analisi è emersa l'opportunità, intanto, di trattare separatamente il carico di base e il carico variabile. Il carico di base è stato estimato intorno ai 10 kW, è un carico che è presente nella piattaforma 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ed è un carico determinato essenzialmente da quelle apparecchiature che devono rimanere perennemente accese. Quindi gli assorbimenti di queste apparecchiature insistono, diciamo, per circa 10 kW elettrici. Partendo da questa, diciamo, da questo principio, da questo assunto, la riconfigurazione prevede le seguenti azioni chiave: la copertura del carico di base con un sistema pilota di celle a combustibile a ossidi solidi,
Il sistema di celle a combustibile ossidi solidi è stato già acquisito, è già operativo, diciamo che è in fase di commissioning presso la piattaforma, ed è costituito da 6 celle a combustibile da 1,5 kW per un totale di 9 kW. Questo sistema funzionerà a regime, a carico nominale costante, alla massima potenza, quindi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Potenziamento della produzione da solare fotovoltaico e del sistema di accumulo. Abbiamo visto prima che l'impianto fotovoltaico ha attualmente una potenza complessiva di circa 25 kW e questa potenza dovrà essere portata a circa 40 kW. L'integrazione della microrete, qui siamo di nuovo nel discorso dell'idrogeno, l'integrazione della microrete dell'impianto per l'accumulo e il riutilizzo del surplus di energia da fonte rinnovabile attraverso le tecnologie dell'idrogeno, l'integrazione della microrete dell'impianto di digestione anaerobica, di una sezione di upgrading del biogas e di una sezione di metanazione, che sono ancora da acquisire, di metanazione biologica, lo sviluppo di un sistema per la produzione e l'accumulo di energia termica, che è stato già concepito, dimensionato, progettato e adesso stanno per partire, credo, le gare per la sua realizzazione, sviluppo di un sistema di gestione e controllo della microrete, ovviamente fondamentale per la gestione di un sistema così complesso, e poi l'integrazione della mobilità elettrica. Per quanto riguarda l'impianto di accumulo di produzione e accumulo dell'idrogeno, attualmente l'impianto alimenta le sole utenze del laboratorio, della sezione idrogeno, diciamo così, della piattaforma del laboratorio idrogeno. Però l'analisi che è stata condotta ha evidenziato l'opportunità di integrare questa, la rete interna del laboratorio, che è una rete a parte del laboratorio della tecnologia dell'idrogeno, con la intera smart grid della piattaforma, in modo da contribuire alla gestione dei carichi generali della piattaforma e non solo di quelli del laboratorio. Contribuire in che modo? Attraverso la compensazione dei picchi di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante produzione di idrogeno attraverso processi elettrolitici. I generatori di idrogeno che installati nella piattaforma, dopo li vediamo, sono appunto, realizzano una elettrolisi mediante una tecnologia a membrana polimerica. L'accumulo dell'energia da fonti rinnovabili in eccesso sotto forma di idrogeno e poi l'utilizzo dell'idrogeno non soltanto per la produzione di energia elettrica, nel senso dell'alimentazione delle celle a combustibile, ma anche per la produzione di chemicals mediante idrogenazione di CO2 antropica prodotta all'interno della piattaforma stessa. Alla luce di tutte queste considerazioni preliminari, schematicamente la piattaforma, la microrete intelligente, la smart grid della piattaforma, ha questa configurazione definitiva, pressoché definitiva. Abbiamo quindi una sezione di generazione di potenza mediante impianti fotovoltaici, a regime saranno, in prospettiva saranno caratterizzati da una potenza di 40 kW che alimentano i carichi della piattaforma. Alimentano i carichi variabili della piattaforma, perché abbiamo detto che il carico di base sarà alimentato invece dalle celle a combustibile a ossidi solidi. La sovrapproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici rispetto alla domanda viene accumulata nel sistema di accumulo elettrochimico che abbiamo visto. L'ulteriore surplus differenziato nel tempo di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è utilizzata per alimentare i generatori di idrogeno e l'idrogeno prodotto viene accumulato nei serbatoi di cui ho parlato prima. Allora, questa operazione in realtà avviene dal momento che il carico di base, come dicevamo, è soddisfatto pressoché interamente dalle celle a combustibile e ossidi solidi, avviene prevalentemente nel fine settimana, quando la piattaforma non è operativa dal punto di vista delle attività e quindi quasi tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico
è in surplus rispetto a quella, che, a quella di base, che è l'unico carico presente nel fine settimana. Quindi, piuttosto che essere immessa in rete, questa energia viene utilizzata appunto per alimentare i generatori di idrogeno, che accumulano l'idrogeno nel fine settimana per poi utilizzarlo nei giorni successivi a integrazione dell'accumulo elettrochimico. Quindi l'idrogeno accumulato alimenta, come dicevo, un generatore basato su una cella a combustibile a membrana polimerica che si inserisce nella rete per supportare i carichi di punta e quindi partecipare alla modulazione dei carichi. Parte dell'idrogeno prodotto dal sistema viene utilizzato in un metanatore biologico per produrre CH4, metano, quindi, a partire dalla CO2 prodotta dal sistema di generazione di base basato sulle celle a combustibile ad ossidi solidi. Queste celle a combustibile sono alimentate a GPL e quindi questo metano si aggiunge al GPL che viene utilizzato per alimentare queste celle a combustibile e viene utilizzato appunto per la loro alimentazione insieme al GPL. Insieme a questo sistema è presente, come ho detto prima, anche un digestore anaerobico, un piccolo digestore anaerobico che produce un biogas che ha, come avete visto, un tenore di metano del 55% circa, quindi il biogas viene sottoposto ad un processo di upgrading in modo da separare la CO2 dal metano, quindi alla fine abbiamo produzione di metano anche in questo sistema e anche questo metano viene utilizzato per l'alimentazione della cella combustibile ad ossidi solidi. Infine, siccome la cella combustibile ad ossidi solidi produce anche energia termica, è un vero e proprio cogeneratore, l'energia termica prodotta dalla cella combustibile viene utilizzata per produrre acqua calda che viene utilizzata per l'impianto di climatizzazione della piattaforma nel periodo invernale. In realtà l'impianto di climatizzazione è alimentato da una pompa di calore reversibile e quindi l'accumulo interposto tra la pompa di calore e le celle a combustibile consente di soddisfare i carichi variabili termici della piattaforma cercando di mantenere costante gli assorbimenti della pompa di calore reversibile. Quindi in sostanza questo sistema consente di accumulare energia elettrica in surplus anche attraverso l'utilizzo della pompa di calore accumulando l'energia termica prodotta ad alta efficienza. Nella stagione estiva la pompa di calore, essendo reversibile, produce acqua fredda, diciamo energia frigorifera, chiamiamola così, che viene in parte utilizzata direttamente per soddisfare i carichi, le esigenze di climatizzazione della piattaforma e in parte viene accumulata in un accumulo a bassa temperatura a calore latente basato sui cosiddetti PCM, phase change materials, quindi materiali a cambiamento di fase. Il tutto nella microrete insiste anche una stazione di ricarica di veicoli elettrici, come vedete bidirezionale, nel senso che questa stazione di ricarica non ha solo la funzione di caricare le batterie degli autoveicoli, ma anche di utilizzare gli autoveicoli quando sono magari parcheggiati in piattaforma e non utilizzati per altri scopi, utilizzarli proprio come un vero e proprio accumulo chimico al servizio della piattaforma. Ovviamente il tutto è gestito attraverso una unità di gestione della microrete che, come vedete, è abbastanza complessa perché oltre alla produzione di energia elettrica abbiamo l'idrogeno, abbiamo l'energia termica e abbiamo anche, se vogliamo, energia chimica in questa sezione. Entrando quindi nel dettaglio dell'impianto idrogeno, allora questo impianto è basato fondamentalmente su due generatori di idrogeno che vengono alimentati con energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Abbiamo detto che vengono alimentati nel fine settimana, quindi praticamente quasi tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico da 40 kW viene utilizzata per alimentare i due generatori. In realtà ciascuno di questi due generatori ha una potenza, ha un assorbimento elettrico di 8 kW, quindi sono 16 kW in totale. Pertanto ciascuno dei due generatori
Il primo generatore, diciamo, potrà entrare in funzione soltanto nel momento in cui l'impianto fotovoltaico produce almeno una potenza di 8 kW, a meno di non utilizzare energia elettrica importata dalla rete, oppure di non utilizzare energia elettrica accumulata nel sistema di accumulo elettrochimico. Dopodiché entra in funzione il secondo generatore quando la potenza dell'impianto è almeno di 16 kW. Ovviamente le differenze tra la produzione e l'assorbimento saranno compensate dal sistema di elettrochimico di accumulo, è basato sulle batterie appunto elettrochimiche. Il sistema di generazione dell'idrogeno produce complessivamente circa 2 normal metri cubi ora di idrogeno che vengono accumulati in un sistema costituito da un sistema di accumulo costituito da 4 serbatoi da circa un metro cubo ciascuno. E, complessivamente quindi la capacità utile di accumulo, cioè quella effettivamente utilizzabile per alimentare la cella combustibile, è di circa 50 normal metri cubi che possono essere accumulati ovviamente con una produzione di 2 normal metri cubi ora in 25 ore. Nel fine settimana quindi molto probabilmente la produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico, almeno nei mesi estivi, non è sufficiente per riempire completamente il serbatoio, a meno che appunto non si faccia ricorso nella modulazione del carico anche alle batterie elettrochimiche, che però nel fine settimana possono essere tranquillamente utilizzate. L'idrogeno prodotto quindi alimenta una cella combustibile da 5 kW e nel caso di serbatoi completamente carichi, quindi con una disponibilità di 50 normal metri cubi di idrogeno, la produzione elettrica di questa cella combustibile può essere, proseguire per circa 10 ore alla potenza nominale massima di 5 kW. In realtà poi la cella non produrrà energia elettrica alla massima potenza, ma la produrrà in relazione alle esigenze della microrete. Questa immagine mostra il locale dove sono contenuti i 2 generatori di idrogeno, che sono questi 2. Si vedono qui appena 2 generatori di azoto che vengono utilizzati per l'inertizzazione dell'impianto idrogeno quando questo venga scaricato per motivi di manutenzione, e questa figura invece mostra la sezione di accumulo che è all'esterno della piattaforma, costituita appunto da 4 serbatoi cilindrici verticali. Ciascuno dei generatori di idrogeno sono generatori della Hogan nel modello S40, hanno un assorbimento di 8,3 kWh normal metro cubo, producono circa 1,05 per l'esattezza normal metri cubi ora, alla pressione massima di esercizio di 13,8 bar, che quindi rappresenta la massima pressione a cui può essere accumulato nel serbatoio, non c'è nessuno stato di compressione intermedio, ad una purezza, come vedete, elevatissima. Questa è una immagine del laboratorio, un'immagine parziale, diciamo, del laboratorio idrogeno. Qui vedete la cella combustibile da 5 kW che è integrata nella rete. In realtà nel laboratorio idrogeno è presente anche una cella a combustibile PEM della Ballard da 1,2 kW che è montata in un banco che viene utilizzato per scopi di ricerca. Le caratteristiche della cella da 5 kW sono appunto una potenza netta di 5 kW, un'efficienza massima del 50%, e una tensione di uscita di 48 volt. La cella è collegata alla rete attraverso un inverter ibrido monofase da 4,6 kV. L'esigenza di utilizzare un inverter di questo tipo è dettata dal fatto che l'inverter vede il collegamento della cella alla rete attraverso un sistema di batterie, quindi di fatto è come se, nelle normali condizioni di funzionamento, la cella caricasse le batterie, un sistema di batterie, sono 4 batterie a litio da 2,4 kV, e l'inverter poi realizza l'interazione con la rete attraverso la batteria e non direttamente attraverso la cella. Qui abbiamo la cella combustibile da 1,2 kW, dicevo, è uno stack della Ballard da 1,2 kW con una tensione di uscita variabile tra 22 e 50 volt, e questo sistema è dotato anche di 2 batterie al piombo da 12 volt per lo startup
startup che consente di avviare, diciamo, di far funzionare questo banco indipendentemente dalla rete elettrica, senza nessun collegamento appunto con la rete. Cosa si fa? Questo banco è stato utilizzato in maniera molto intensa, diciamo, per svolgere attività di ricerca sull'accumulo dell'idrogeno mediante idruri metallici. Diciamo, rispetto alle normali tecnologie di accumulo dell'idrogeno, diciamo in pressione fino a 700 bar, oppure in forma liquida a temperature criogeniche intorno a meno 253 gradi, l'accumulo a idruri metallici consente di, in uno stesso volume, è possibile accumulare una quantità di idrogeno molto maggiore a pressioni relativamente basse, diciamo dell'ordine di qualche bar o al più di qualche decina di bar a seconda dell'idruro considerato. E quindi, diciamo, da un punto di vista applicativo questo sistema è interessante anche per la nostra microrete. Quindi abbiamo svolto un'intensa attività di sperimentazione utilizzando il banco con la cella da 1,2 kW su una bombola. Disponiamo di tre bombole a idruri metallici, sono piccole bombole che consentono di accumulare circa 50 grammi di idrogeno, complessivamente nelle tre bombole 1,7 normal metri cubi di idrogeno. E qui vedete una di queste bombole che è stata completamente strumentata per monitorare l'evoluzione della temperatura durante le operazioni di carica e scarica, perché durante la fase di carica abbiamo reazioni esotermiche con produzione di calore, durante la fase di scarica abbiamo reazioni endotermiche con cessione di calore. E quindi abbiamo fatto della sperimentazione volta anche a valutare il comportamento dell'accumulatore quando questo venga termostatato in un bagno termostatico, quindi mantenendo costante la temperatura. Questo aspetto è interessante anche per il fatto che, dal momento che l'accumulo è caratterizzato da processi di scambio termico con l'esterno, può essere utilizzato anche come integrato nella sua integrazione con un accumulatore di energia termica. Nella piattaforma sono presenti anche altre, nel laboratorio idrogeno della piattaforma, sono presenti anche altre attrezzature. In particolare vedete qui una stazione di prova per celle a combustibile di piccola taglia, qui ne vedete alcune a destra. Di queste celle a combustibile vengono realizzate le membrane direttamente nel laboratorio idrogeno, e anche qui è stata fatta una notevole attività di sperimentazione in collaborazione con l'Università di Cagliari e con l'Università di Sassari. In questo laboratorio è auspicato ovviamente anche la partecipazione e la collaborazione con il mondo delle imprese, sperando che ovviamente in tutto quello che si è visto ci possano essere degli spunti per eventuali collaborazioni in questo senso. Io lascio aperto, concludo qui la mia presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione, lascio aperte le conclusioni, perché le conclusioni le faremo a valle, diciamo, degli interventi dell'ingegnere Fiorò e dell'ingegnere Cigolotti.